Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale e al consueto appuntamento con le uscite manga del mese prossimo, ovvero febbraio 2019. Partiamo da Star Comics che pubblicherà Kuroko's Basket Replays Plus volume 1 al costo di 4,50€, sempre edita da Toshi Fujimaki, che è l'autore anche della serie originale, ovvero Kuroko's Basket. Satsuki Momoi, la manager del club di basket della scuola media Teiko, prova un certo interesse per un giocatore della squadra suo coetaneo, ovvero Tetsuya Kuroko. Quale sarà la vera natura del sentimento che nutre per quel tipo così poco appariscente? Per tutti i fan di Kuroko's Basket arriva in Italia la versione a fumetti della light novel Kuroko's Basket Replays, prequel della serie regolare, che vi permetterà di dare un'occhiata da vicino alle vite di quegli straordinari giocatori che sarebbero poi diventati la generazione dei miracoli, e tra le altre cose potete leggere una storia extra sulla scuola superiore Kaijo. Poi verrà lanciata una nuova collana, la collana Wasabi, con lo sfigatto di Q-Rays, 136 pagine a colori al costo di 12€. È successo a tutti noi, almeno una volta, ma più probabilmente ogni volta. Ricette che non riescono, lattine che non si aprono, linguette che si strappano, azioni di tutti i giorni che proprio non ne vogliono sapere di riuscire come si deve. Possiamo reagire arrabbiandoci come Paperino, oppure manifestando una tristezza pacatamente sommessa come lo sfigatto, il paffuto e adorabile micione che ha letteralmente conquistato l'Asia. E prima di andare avanti con le uscite di febbraio, vi ricordo che se volete acquistare la maglietta di Kirio 1984 con il disegno di David Genchi, potete andare al link che vi lascio qui sotto in descrizione. Per Planet Manga uscirà da marzo un manga che mi sembra davvero molto molto interessante, sin da quando lo vidi per la prima volta online, e si tratta di Beastars di Paru Itagaki, 208 pagine al costo di 6,50€. Chi ha paura del lupo cattivo? Di sicuro tutti gli erbivori dell'istituto Sheriton, che nel sensibile Legoshi vedono solamente una minaccia pronta a ghermirli. Così quando a scuola l'alpaca Tem viene ucciso, i sospetti ricadono su di lui. Riuscirà il lupo Legoshi a smentire i pregiudizi e a ottenere giustizia? Poi, nella nuova collana Spicy di Planet Manga, uscirà Game, giochi di seduzione volume 1, di Mai Nishikata, al costo di 6,50€ per 192 pagine. Risponde al telefono anche mentre sta facendo l'amore. Per il lavoro, Saio sacrifica la propria vita privata, fino a mandarla letteralmente in frantumi. Poi un giorno riceve da un nuovo collega una proposta indecente, ed ecco scatenarsi una provocatoria, complessa, particolarissima sfida. Uscirà anche una nuova edizione del cofanetto contenente una selezione delle storie di Astro Boy, Tetsu Anatom del maestro Osamu Tezuka, al costo complessivo di 64,50€. A grande richiesta torna Astro Boy, concepita come un'antologia delle storie più belle. In questa antologia il pubblico italiano potrà leggere le storie più belle e rappresentative di Atom, il bambino robot dalla forza unica, il piccolo grande supereroe amato in tutto il mondo. Riecco un caposaldo della narrativa a fumetti, un manga immortale che non può mancare nella vostra collezione. Poi uscirà in questo angolo di mondo di Fumio Kono, 432 pagine in bianco e nero e a colori, al costo di 26€, in un unico volume cartonato e di grande formato, il capolavoro da cui è stato tratto l'omonimo e pluripremiato film d'animazione. La vita a Hiroshima scorre serena per Suzu, giovane sognatrice che interpreta la realtà disegnandola con una matita. Quando Shusuke la chiede in sposa, deve trasferirsi a Kure. È il primo di una serie di traumi che metterà a dura prova la sua tenacia nei drammatici giorni della Seconda Guerra Mondiale. Poi Monte Cristo, un manga di Ena Moriyama, ovviamente tratto dal libro di Alexandre Dumas, 280 pagine al costo di 7,50€. Arriva in Italia l'adattamento manga di uno dei più grandi classici della letteratura di ogni tempo. Il fumetto splendidamente illustrato da Ena Moriyama racconta la storia di Edmond Dantè e della sua vendetta, un'avventura a mozzafiato, un manga in un solo volume rivolto in particolare a tutti gli appassionati di fumetti storici. E poi Hiromu Arakawa Artworks, Full Metal Alchemist, un artbook dedicato al capolavoro Full Metal Alchemist, 288 pagine a colori, al costo di 32€. Ecco l'artbook che raccoglie tutte le più belle illustrazioni a colore create da Hiromu Arakawa per Full Metal Alchemist, copertine, frontespizi dei capitoli, cartoline speciali e molto altro ancora, una chicca per tutti gli appassionati, con anche un'intervista all'autrice e tante curiosità sul suo modo di lavorare. Per Ikari è prevista l'uscita di un nuovo manga di Gonagai, ovvero Omurai-kun volume 1 di 3,
224 pagine al costo di 9,90 €. Quest'opera racconta le disavventure di un bizzarro trio di mendicanti, il piccolo Murai Kun, la bella Okomo-chan e l'anziano Koji-ji, poveri di ogni bene materiale ma ricchi di umanità. Si possono mangiare avanzi di cibo raccolti nell'immondizia, si può dormire su giacigli di fortuna, ma se non si perde la speranza per il domani, ogni giorno è felice. Nulla può spaventare o essere troppo duro da sopportare. Per Dain usciranno Get Arrow di Masakazu Ishiguro, 240 pagine al costo di 16,90 €, giallo e fantascienza in una storia mozzafiato. In un edificio chiamato Get Arrow si aggirano strani individui, ragazzi alla ricerca di riviste erotiche, poliziotti spaziali, robot. L'ispettore Saeko Sakuraba indaga su un caso di omicidio che coinvolge due misteriosi fratelli. Giallo e fantascienza si mescolano in un'opera unica firmata da Masakazu Ishiguro, autore culto in Giappone, pressoché sconosciuto in Italia. Poi La donna degli Udon di Estem, 192 pagine al costo di 16,90 €. Uno studente 21enne e una divorziata 35enne unite da uno strano amore per gli Udon. Uno studente d'arte si innamora della donna che serve gli Udon alla sua mensa universitaria, per poi scoprire che è l'ex moglie di un suo professore. Delicata storia d'amore tra un ragazzo e una donna che ruota tutta intorno agli Udon, delineata con il tratto unico e particolarissimo di Estem, una delle autrici più interessanti del panorama del fumetto in Giappone, tradotta in Italia per la prima volta. Per la Osamushi Collection usciranno Ludwig B, ovviamente di Osamu Tezuka, 500 pagine al costo di 15 €. Ispirato da una visita nei luoghi della vita del suo compositore preferito, Osamu Tezuka presta la sua arte a una biografia romanzata di Beethoven. Costretto dal padre fin dall'infanzia a studiare musica, deciso a usare il talento del figlio per uscire dalla miseria, Ludwig deve scontrarsi con l'odio di un giovane nobile, la rivoluzione francese e altri ostacoli per inseguire la sua bruciante passione. Poi Neo Faust, sempre di Osamu Tezuka, 15 € per 500 pagine, rilettura inedita dell'opera di Goethe che riflette sulla sfida tra l'uomo e la natura. Deluso per non aver ottenuto dei risultati in vita, il morente professor Ichinoseki vende l'anima a una strega e ritorna nel passato, giovane ma privo di memoria. Sedotto un ricco industriale, il professore si dedica al suo nuovo sogno, creare artificialmente la vita, abbattendo le barriere tra uomo e divinità. Poi Swallowing the Earth, sempre di Osamu Tezuka, 520 pagine a 15 €. Dopo Hill e Barbara, un altro personaggio femminile arriva in Italia per la prima volta, ovvero Zephyrus, una seducente bellezza decisa a far impazzire tutti gli uomini della Terra e usarli per i suoi scopi. L'unico immune al suo fascino è un bruto, il cui solo scopo nella vita è bere tutto l'alcol del mondo e che dovrà fermarla. Un'intrigante opera in cui il dio del manga lascia libera la sua fantasia. Poi usciranno Girl from the Other Side di Nagare, 190 pagine al costo di 6,90 €. In questa serie dai toni fiabeschi e dark, impreziosita da uno stile di disegno che ne accentua le atmosfere oniriche, il mondo è diviso in due, la parte dei sani e quella dei malati. Trasfigurati da un misterioso morbo in esseri contorti e mostruosi che con il semplice contatto fisico contagiano gli altri. Insieme a una di queste creature vive una bambina che non ha più alcun posto dove stare. Poi La mia prima volta, My Lesbian Experience with Loneliness, di Kabi Nagata, 144 pagine a due colori, al costo di 10 €. Arriva il manga evento che ha conquistato premi su premi nel 2017. In questo memoir autobiografico sincero, toccante e divertente, l'autrice non esita a parlare della sua battaglia contro la depressione, dell'esplorazione della sua sessualità e della difficoltà nel trovare il proprio posto nella società. Poi Blooming to You volume 1 di Nio Nakatani, 178 pagine al costo di 6,50 €. Yu ha bisogno di consigli su come respingere con garbo le attenzioni dei pretendenti. Chi meglio per darle consiglio di Nanami, la presidentessa del Copi. L'unico immune al suo fascino è un bruto, il cui solo scopo nella vita è bere tutto l'alcol del mondo e che dovrà fermarla. Un'intrigante opera in cui il dio del manga lascia libera la sua fantasia. Poi usciranno Girl from the Other Side di Nagare, 190 pagine al costo di 6,90 €. In questa serie dai toni fiabeschi e dark, impreziosita da uno stile di disegno che ne accentua le atmosfere oniriche, il mondo è diviso in due, la parte dei sani e quella dei malati. Trasfigurati da un misterioso morbo in esseri contorti e mostruosi che con il semplice contatto fisico contagiano gli altri. Insieme a una di queste creature vive una bambina che non ha più alcun posto dove stare.
Poi La mia prima volta, My Lesbian Experience with Loneliness, di Kabi Nagata, 144 pagine a due colori, al costo di 10 euro. Arriva il manga evento che ha conquistato premi su premi nel 2017. In questo memoir autobiografico sincero, toccante e divertente, l'autrice non esita a parlare della sua battaglia contro la depressione, dell'esplorazione della sua sessualità e della difficoltà nel trovare il proprio posto nella società. Poi Bloom into You, volume 1, di Nio Nakatani, 178 pagine al costo di 6,50 euro. Yu ha bisogno di consigli su come respingere con garbo le attenzioni dei pretendenti. Chi meglio per darle consiglio di Nanami, la presidentessa del consiglio studentesco, ragazza dal carattere fermo ed elegante?